Benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spiegare un po' voglio dare un po' la mia opinione riguardo alle vetture da comprare. Ci sono parecchi clienti che ovviamente mi chiamano, mi dicono: guarda Matteo, che macchina mi consigli di comprare per determinato utilizzo? E principalmente la domanda che mi fanno più spesso è: che macchina devo comprare per fare almeno 300.000 km? Che comunque era un chilometraggio fino a qualche anno fa che tranquillamente si poteva vedere su alcune vetture, e negli ultimi anni è diventato quasi un miraggio per certi tipi di macchine. Allora, è una domanda che sembra semplice, ma la risposta non è semplicissima, quindi devo un po' far capire il concetto che ho io di automobile. Allora, partiamo dal presupposto che l'auto, secondo me, per eccellenza è berlina o station. Cioè, l'automobile secondo me è nata a berlina, poi si è evoluta in station, poi sono arrivati i SUV, hanno iniziato a fare tante altre tipologie, però la vera macchina è la berlina. E concettualmente la vera macchina ha motore longitudinale, cambio longitudinale, albero di trasmissione e trazione posteriore, come le macchine vere che hanno fatto, che fanno ancora tuttora, che però stanno piano piano scomparendo. Quindi, per la mia idea, io andrei a prendere una macchina concettualmente costruita in questa maniera, anche perché è una macchina simmetrica, quindi la macchina è più bilanciata anche come sforzi, temperature. La macchina comunque è concettualmente, teoricamente costruita come Dio comanda, come ho detto in altri video. Il problema è che macchine così stanno sparendo. Quindi, per come la penso io, andrei a comprare, cioè la macchina migliore in assoluto, se uno vuole fare proprio chilometri, tanti chilometri, è una macchina, motore, cercherei di comprarla ancora a 3.000 diesel. Il problema è che ne fanno pochissime, perché ormai tantissime macchine fanno 2.000 4 cilindri. Trazione posteriore, cambio automatico, perché come ho già spiegato in tanti video, il cambio automatico è la produzione di massa, il cambio meccanico è diventata una produzione molto ristretta. Ovviamente quando le produzioni sono piccole i problemi aumentano, anche l'affidabilità cala, quello è normale. Quindi motore 3.000 se si riesce, 6 cilindri, cambio automatico affidabile, differenziale, trazione posteriore e basta. Perché meno roba c'è e meno roba si rompe, questo è il concetto principale. E comunque la macchina funziona anche meglio, perché già se aggiungete 4x4 incominciate ad avere semiassi davanti, differenziale davanti, ripartitore, albero di trasmissione davanti, sembra poca roba, ma è tantissima, cioè sono tantissime componenti, ovviamente anche il peso aumenta, di lì tutti i mille problemi. Secondo me le vetture da prendere in questo momento, io prenderei serie 5 BMW, o serie 3, però serie 5 secondo me è un'astronave, cambio automatico ZF 8 marce, trazione posteriore 3000, semplicissima, un cannone di macchina perché va fortissimo, anche serie 3 si può prendere. Oppure, per dire, si potrebbe andare per parlare italiano, sulla Giulia. Il problema della Giulia è che già diventa un 4 cilindri, anche se può essere affidabile, però un conto, un 6 cilindri, che è comunque un motore di un certo tipo, 3000, tanta copia, un conto 4 cilindri. E principalmente anche per la tipologia di trasmissione che montano, perché BMW sul 3000 monta l'8HP 75, che è un cambio comunque sovradimensionato, c'è cioè un cambio che tiene una marea di copia, e se fate la manutenzione corretta vi garantisco che problemi difficilmente li avrete. Invece sui motori 4 cilindri hanno l'8HP50, che è sempre un bel cambio affidabile, però comunque è già un po' più delicato. Ecco, il 3000 con l'8HP75 è proprio una bomba. Il cambio, vabbè, longitudinale è questo. L'ho tolto per far vedere, classico cambio con Susquehanna ZF 8HP50, classico cambio longitudinale, l'energia praticamente arriva dall'albero motore tutta per lo stesso asse fino al differenziale, poi ci sono i semiassi, quindi è una macchina semplicissima, scalda poco, consuma pochissimo, e quindi secondo me le macchine migliori sono quelle. Poi ovvio che ci sono anche i Mercedes, stesso concetto, motori comunque ormai difficilmente si trovano a 3000, però se uno riesce, macchine a comprare sono ancora quelle. Sicuramente mi aspetto già una sfilza di commenti, però non vedo l'ora di leggerli, perché su questo video mi piacerà proprio rispondere per spiegare meglio il mio concetto.
Comunque, ci sono anche tantissime macchine che vanno bene e fanno una marea di chilometri di trazione anteriore. Però il discorso cos'è? Che trazione anteriore ha motore trasversale, quindi già di base la macchina è sbilanciata di suo, perché da una parte c'ha tutto il gruppo motore, dall'altra parte il cambio, ha un semiasse più lungo dell'altro, quindi già di base secondo me è sbagliata, perché ha già una distribuzione di pesi sbagliata, anche un, come si può dire, anche come raffreddamento della vettura, degli organi e tutto, è asimmetrica, quindi già di base secondo me è sbagliata. Però ci sono tante macchine a trazione anteriore che fanno una marea di chilometri, per dire, mi viene in mente gruppo Volkswagen 2000 diesel col DSG 6 marce, come la classica Passat, fanno una marea di chilometri, sono macchine che vanno benissimo. Però concettualmente hai già, avendo la scatola sterzo dove ci sono anche i semiassi, comunque diventa già un po' più complicata la situazione. Invece trazione posteriore, dietro alla trazione, davanti è svincolato lo sterzo, sono due parti completamente separate dalla vettura, molto più semplice, quindi quando ci sono le cose più semplici solitamente problemi ce ne sono molti di meno. Questa è ovviamente l'opinione costruita dalla mia esperienza, dalla mia passione. Se avete un'opinione discordante da quella che ho spiegato nel video, scrivete nei commenti che vedrò di rispondervi.